Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, io sono Miss Giulia e questo è un video in collaborazione con BBCraft. Sul sito di BBCraft ho preso questo articolo davvero interessante, aspettate che lo apro così vi mostro, e ho deciso di realizzare qualcosina appunto con questi anellini. Sono degli anellini in legno, sono tutti colorati, c'è rosa, c'è verde, c'è arancio, c'è rosso, e volevo appunto realizzare qualcosina con questi anellini di legno colorati. E poi avevo preso anche queste graziosissime nappine e quindi andiamo a giocare un pochettino con i colori e questi due elementi. Oltre a questi due prodotti andrò ad utilizzare il trapano per andare a forare appunto queste ciambelline di legno. Questo trapanino, se vi interessa, ho fatto la recensione sul mio canale e appunto con questo trapanino vado a realizzare anche i fori per quanto riguarda la resina, anche raschiare, levigare, è davvero molto utile. Vi lascio qui nella id informazione appunto la recensione per chi fosse interessato. E poi, oltre, come dicevo, a questi materiali qui, vi occorrono anche dei chiodini, degli anellini, anche una catenina per andare a realizzare appunto la collanina. E niente, adesso andiamo a sperimentare. Vado a forare col mio trapanino queste ciambelline. Ed ecco qui la collana terminata. Ho utilizzato 5 nappine, queste qui micro prese sempre da BBCraft, con questi 5 anellini in legno alternati, questo fucsia a questo rosa. Davvero semplicissima, il risultato è davvero molto carino, tra un po' ve la mostro anche indossata. Un piccolo appunto per quanto riguarda questi anellini in legno: volendo possiamo utilizzarli come base supporto per i nostri orecchini al crochet. È un'idea davvero carinissima anche questa da sviluppare.
Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un commento e un like. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!